Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su MotoGP 21, prima puntata della nuova stagione di Hermenegildo Marquez. Abbiamo cambiato motocicletta, si sapeva, non si sapeva, c'erano dei rumors nell'aria, la scelta era tra una Ducati non ufficiale e la Honda LCR Castrol e alla fine non ci avevamo i soldi per rescindere, quindi comunque sia la scelta è stata obbligata, e cioè rispettare il contratto che avevamo firmato. Io comunque sono contento perché comunque l'Honda è una moto che si guida bene, è parecchio nervosetta e nei test invernali ci ho avuto più di qualche problema a scegliere quello che era il pacchetto migliore tra i tre che mi ha proposto. Si parte col Gran Premio del Qatar. Vi ricordo che giochiamo con la fisica pro, freni disattivati, cambio manuale, niente traiettoria, niente aiuti, insomma siamo partiti subito nella modalità più tosta che c'era e abbiamo alzato il livello della difficoltà, che l'anno scorso stava a 70, l'abbiamo portato a 75. Andiamo a vedere come è andato il weekend pre-gara. Nell'FP1 abbiamo fatto quinto con 1.56.8.80, nell'FP3 nono 1.56.4. Sono sceso dal tempo che avevo fatto nell'FP1, ma sono scesi forte pure gli altri. Comunque accesso diretto alla Q2 con nono tempo e abbiamo fatto sesto posto con 1.56.0. Abbiamo alzato il livello e la differenza si vede. Devo anche dire che mi devo adattare un attimino alla motocicletta nuova. A questo punto non ci resta, ragazzi, che andare con la prima gara della nuova stagione. Bene ragazzi, parte primo Bagnaia, poi Morbidelli, Spargarò, Miller, Zarco e noi. Settima posizione Vignales, Quartararo, Rins, Mir, Oliveira e un altro, Marc Marquez, Espargaro, Nakagami, Binder e qualche altro. Valentino Rossi parte 19esimo, poi Salvatore Lecuona e qualche altro. Eccoci lì con la nostra nuova moto veramente figa, la livrea mi piace tantissimo. Tra parentesi, ci abbiamo come compagno di squadra un altro Marquez, cioè Alex. Tutti Marquez dentro la MotoGP, ma quello buono è Hermenegildo, come tutti sanno. Ci siamo ragazzi, prima dentro, prima gara della stagione, cerchiamo di fare bella figura con un nuovo team e soprattutto cerchiamo di fare una bella gara, perché mi ricordo che l'anno scorso qui non è andata benissimo, era proprio una gara d'esordio. Quindi, come vedete, rispetto al solito sto facendo una cosa molto sperimentale, cioè praticamente ho quasi annullato completamente il freno motore, perché secondo me è quello che me la fa scivolare tanto in entrata di curva. Quindi a tempo qui mi trovo in mezzo al gruppone, che non è mai un posto comodo dove sta, anche perché io così non sento il motore della mia moto, questo non è proprio comodissimo quando guidi. Passano tutti in mezzo al prato, ci passiamo pure noi, anche se noi non lo famo volutamente. Siamo avanti, Quartararo, andiamo in riapertura. C'è stato un incidente dietro ragazzi, perché mi si è accesa la bandiera gialla, vado leggermente largo, una Suzuki mi dà una pezza clamorosa ragazzi, però fortunatamente noi non cascamo. Cambio di traiettoria, stavolta la moto nostra non è lenta come l'anno scorso. Questa è stata una delle cose che mi ha fatto scegliere l'Honda a suo tempo, perché era molto più svelta della nostra Aprilia. Da raccordare qui, per il momento Hermenegildo se sta difende abbastanza bene. Sicuramente col freno motore così basso mi trovo meglio ragazzi, la moto mi scuota tanto, tanto di meno. Anche se qui si è un po' imbizzarita. Ultime parole famose. Accenno di stop, attenzione a sta onda dietro, momenti ma carico, Quartararo se guarda dietro. Appena sto a toccare il freno, la moto mi si imbizzarisce col freno, non capisco perché. Bello il cambio di direzione qui del Hermenegildo. Lenta, abbiamo spinto il motore ancora un'altra volta. Sta onda che solo infila per forza, credo che sia mio cugino, invece no, è pure Spargarò che viene a rompere i coglioni. Ma Hermenegildo non ci sta, dita spazzolate. Pure Spargarò gira decisamente più rotondo.
Quindi si rischia un pochettino in mezzo al prato. Questa non è male, questa non è male, uscimo forte qui. Tutto c'è stato un altro incidente. Qui un po' larghetti, a modo mi ha allargato tantissimo. Giochiamo la mappa numero 3, poi rimettiamo la numero 2 perché c'è poca benzina. Oh, tacci tua, spargaro meno addosso. Sono andato a frenare un po' conservativo, ragazzi, ma questo mi è venuto dentro. Vabbè. Incrocio di linee contro l'onda ufficiale e spargarò. Ermenegildo Marquez, che l'anno prossimo mi piacerebbe approdare in un team ufficiale. Sarebbe bello arrivarci davanti, ma qui però andiamo lunghissimi, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Spargaro ci ha messo un po' di margine tra noi e lui. Di direzione proprio sul cordolo, mamma mia, che rischio. Spargaro si è allargato, ragazzi, sta arriva pure una KTM, mi devo dare una mossa. Qui veramente larghi, tocchiamo l'acceleratore, eccola che arriva la KTM. In realtà il ritmo ce l'avremmo, se noi riuscissimo a tenerlo sarebbe per niente male. Ora ci salverà il santo motore qui su rettilineo. È in difficoltà Ermenegildo, ragazzi, cercate di forzare tutte le frenate, ma in modo forzare le frenate ti fa solo fa danni, e di fatto con l'ivento ci passa. Non perde il contatto almeno con lui. Mannaggia, qui c'è Bastianini dietro. Devo dire che forse la scelta delle gomme non è stata proprio uculatissima, anche se io alla fine ho scelto quelle che mi ha detto lui. Buona questa serie, buona questa serie. Cerchiamo di diminuire l'uscita al cordolo qui per riaprire tutto su rettilineo. Mappa numero 3. Col santo motore, forse Oliveira lo ricchiappiamo. Staccata profonda per Ermenegildo, Oliveira rimane cucito al cordolo, noi non ci riuscimo, però ci ritroviamo meglio riapertura. Le gomme iniziano veramente a scivolare tanto, ragazzi, io continuo a dire che la scelta delle gomme che lui ci ha proposto era una cazzata. Poi sono curioso di andare a rivedere gli altri che gomme hanno messo alla fine della gara. Riapre tutto adesso. Ermenegildo, ragazzi, deve giocare in difesa più che in attacco in questo momento, perché non ce n'abbiamo più. Il fatto che in questa pista ci saranno due gare consecutive, da una parte è un vantaggio, perché sicuramente nella seconda gara possiamo sistemare qualche errore di strategia o di guida fatto una prima. Tutto, ragazzi,
ragazzi, sta per iniziare l'ultimo giro. Prova a staccare profondo Ermenegildo, abbiamo Oliveira qui davanti, ma è difficile proprio riacchiapparlo. Le gomme ci hanno mollato e anche le traiettorie, ma quella è colpa mia. Sarebbe bello riuscire a riacchiappare Oliveira almeno. Ermenegildo, non c'è modo di riacchiapparlo, quello se ne sta a... Siamo passati per campi. Ultime curve, ragazzi, purtroppo. Andare in difesa qui più che in attacco, come ho detto prima. Arriviamo al curvone veloce. Bastianini all'ultimo, ci dà una pezza. Momenti ci sorpassa all'ultima curva, raga. Vabbè ragazzi, gara di esordio per Ermenegildo Marquez, che va a chiudere in nona posizione. Vince Pecco Bagnaia, secondo Alex Espargaró, terzo Jack Miller, poi Morbidelli, Quartararo, Zarco, Espargaró, tutti per O, finiscono, poi Oliveira. Arriva Ermenegildo Marquez nono, con un miglior giro in 1.56.621, devo dire che ero particolarmente lento ragazzi, questi davanti a me girano tutti in 55. Come gara d'esordio ce la teniamo, speriamo che la prossima settimana, sempre su questa pista, riusciamo a fare qualcosa di meglio. Bene ragazzi, con replay della partenza di questa gara di esordio nella nuova stagione, io vi ringrazio. Grazie del tempo che abbiamo passato insieme, spero che vi siete divertiti, mi raccomando un bel mi piace per questa prima gara di esordio e soprattutto per la nuova motocicletta. C'è sta tanto da lavorare, c'è stato da trovare il feeling con la moto nuova, però in generale sono contento di aver fatto il cambio, primo perché mi ero stufato e secondo perché quella proprio non girava manco a carci. Questa è fin troppo svelta e sta cosa la sto pagando al contrario adesso. Fatto passare una zanzara. Questa è fin troppo svelta e sta cosa la sto pagando al contrario per il momento, ma bisogna trovare giusto il mix sia nel setup che nella guida. Ragazzi, io vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.